Benvenuti a Con le mani e con il cuore, il format per web e TV di ConfaTV, prodotto da Confartigianato Taranto. Un lungo viaggio attraverso l'immenso mondo dell'artigianato e non solo, della provincia di Taranto. Faremo ascoltare dalla viva voce degli imprenditori, la loro storia imprenditoriale, la loro passione. Entreremo nei loro laboratori per vedere il loro saper fare e la loro professionalità. Un viaggio che riguarderà tanti settori del tessuto economico e dell'occupazione del territorio. Iniziamo questo importante viaggio toccando un settore economico molto importante e virtuoso, che è quello della pasticceria. Un percorso che abbiamo chiamato Dolci Eccellenze e abbiamo il piacere di averlo fatto e di farlo insieme alla collaborazione del dottor Luigi Abbate. Bene, è una iniziativa che mira a valorizzare i maestri pasticceri che allietano il nostro palato e che in un momento particolare come quello che stiamo vivendo rappresentano un punto di riferimento sociale importante, perché davvero il pasticcere, la pasticceria è un soggetto, vista la familiarità del rapporto che si crea, che diventa un punto di riferimento in un momento appunto particolare in cui si ha bisogno innanzitutto di socialità. Un lungo giro nell'ambito della provincia ionica, abbiamo toccato Taranto città, comuni, alcuni comuni della provincia, e oggi partiamo con un maestro pasticcere che è uno dei decani. Mi riferisco a Bernardi e alle sue pasticcerie. Tra i maestri pasticceri di Confartigianato Taranto spicca uno in particolare, Ciro Bernardi, titolare della Bernardi SRL. Nel pieno centro di Taranto, dinanzi al Castello Aragonese, a pochi metri dal Ponte Girevole, una storia di passione, di amore verso la professione Bernardi, un nome che è una garanzia. Parliamo della sua storia di pasticcere, di maestro pasticcere, come è nata, come si è sviluppata. Poi parliamo delle sue attività, perché Bernardi nella provincia di Taranto ha una grossa eco. Nasce nel 72 insieme a mio padre. Quindi abbiamo iniziato insieme, siamo tre fratelli, Ciro, Mimmo e Giuseppe, e quindi si è partita in questa avventura, prima da un bar normale in un piccolo paese e poi man mano si cresceva con l'approccio al cioccolato. Partendo di lì nel 72, nel 78-79 iniziamo a prendere questa storia affascinante. La storia dolce. Dolce, e diciamo il cioccolato è una materia che qui nel sud era pochissimo usato, quindi di conseguenza Bernardi, noi veniamo dal Piemonte come i bisnonni, quindi di conseguenza si sono tramandati qua, però forse c'era questa striscia di voglia. Era nel DNA. Qui Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Beh, abbiamo detto, è uno dei maestri, Ciro Bernardi, di maestri pasticceri di Confartigianato. Fabio, ci diamo del tu perché siamo amici nella vita, ma sicuramente questo nome ti avrà fatto anche fare, ti avrà fatto trasgredire le diete, ti avrà fatto così, sarai stato preso per la gola. Beh, ovviamente la pasticceria è una delle tradizioni dell'artigianato, cioè sono quelle attività dove non puoi non tenerle contemplate. Più che altro Ciro ha menzionato prima la passione, l'abnegazione soprattutto. Sarei curioso di sapere da Ciro se questa attività, quando avete scelto di intraprenderla come professione, vi ha un po' esclusi dal resto del mondo, perché immagino che sia molto sacrificato. Com'è stato poi il rapporto con le famiglie, con il tempo libero?
un attento osservatore, Fabio Paolino, non solo un ottimo segretario di una grossa realtà organizzativa a tutela della categoria, ma ha colto nel segno su certi aspetti. Le curiosità che molti di noi si pongono, no? Cioè, è una vita certamente sacrificata, e si è qui nel laboratorio e fuori magari ci si diverte, però poi date soddisfazione ai clienti. Il divertimento sicuramente per noi è in quello che facciamo, tra virgolette, anche perché effettivamente per poter arrivare a determinati livelli il sacrificio è, come tutte le attività, per raggiungere degli obiettivi i sacrifici sono tantissimi. Normalmente all'inizio parliamo di lavoro nell'azienda di 20-21 ore, e non sto scherzando. La famiglia c'è, non c'è, i nostri figli vengono cresciuti nei laboratori, quindi di conseguenza è una vita di grandi sacrifici, anche perché per poter arrivare a degli obiettivi, oltre il lavoro normale che tu devi fare, dopo c'è la ricerca, tirare fuori dei prodotti nuovi, e questo non lo puoi fare mentre stai facendo la solita routine di lavoro normale, quindi ci sono degli studi, c'è applicarsi e preparare e vedere, valutare, tirare fuori dei gusti nuovi. Tenga presente che la nostra azienda propone dai 100-120 gusti di cioccolatini, ogni anno devi tirare fuori almeno 4-5 cioccolatini nuovi, perché l'esigenza del mercato, novità, 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 tutto questo porta sacrificio e impegno. La famiglia o abbraccia quello che viene fatto, i sacrifici ci sono, gli orari non bastano mai per poter fare. Fabio, a che ora tu ti svegli la mattina? No, non voglio sapere i fatti tuoi, ma dico, se domani volessi fare il pasticcere, però di pasticci forse ne fai troppi, però se farai il pasticcere, tu a che ora ti alzi? Ma io mi sveglio verso le 6-6:30. E invece i maestri pasticceri e gli amici pasticceri a che ora inizia la... Diciamo parte dalle 5 per andare a finire, orario di routine per i dipendenti, stanno fino alle 1 alle 2 e dopo c'è il titolare che deve continuare a lavorare. Queste sono le nostre mansioni, o a meno che avendo del personale vai parte che inizia in un certo orario e altri che partono in un altro. Una turnistica. La stagione, il periodo, le esigenze, gli ordini. Cioè... Ciro, cosa ti senti di consigliare alle nuove generazioni, considerato comunque diciamo la grande e lunga strada che avete fatto, che vi ha portato a essere insomma tra i più rinomati marchi della Puglia? Cosa ti senti di dire a chi in questo momento sta cercando una professione, magari propenso verso il dolce? È ancora un'attività dove poter investire, scommettere, farsi una posizione? Sicuramente è un'attività dove si può investire, l'unica cosa è consapevolezza che devono avere, è uno dei lavori più difficili e complessi nell'ombra dell'Eureka, perché la pasticceria vuol dire essere precisi, precisione, impegno. La pasticceria non ti permette di sbagliare, sbagliare vuol dire prendere e buttare. È diverso dalla cucina, la cucina può essere no aggiustata e sistemata, ma la pasticceria è uno dei lavori più complessi. Per non andare a toccare poi il cioccolato, che è una materia molto ma molto... Quali sono le difficoltà del cioccolato? Le difficoltà del cioccolato, prima di tutto, prima di utilizzarlo, non è come il surrogato noi lo prendiamo, lo scegliamo e lo utilizziamo, è quella che fino a 20 anni fa il 98% del consumo a livello nazionale era di surrogato. Il cioccolato bisogna prenderlo, scioglierlo, portarlo a 50 gradi, farlo scendere a 27, risalire a 31. Questo viene chiamato il temperaggio del cioccolato prima di andarlo a utilizzare. Vuol dire che il cioccolato contiene 4 cristalli in tutto, 3 sono negativi e 1 positivo. Ecco perché noi andiamo a sciogliere a 50 gradi
poi da 27 salire a 31. Le difficoltà quali sono? Che non è una regola precisa, perché poi dobbiamo andare in base alle temperature, se scirocco, se tramonta, c'è a mille intrighi. Normalmente quando inizia qualche operatore pasticcere che vuole fare il cioccolato, sicuramente inizialmente avrà un mare di problemi, perché sembra semplice ma non lo è. Ecco, Fabio, qual è il dolce che ti attira di più? Io per esempio sono attratto molto dai Mignon, no? Perché i Mignon presentano una varietà e quindi a quel punto andare ad assaggiare tre. Questo no, poi alla fine, siccome mi piacciono tutti, li mangiamo tutti. Quando è il pezzo intero, io ricordo all'epoca, io ho 48 anni, non è che ne ho 300, però mi ricordo la domenica si compravano eravamo a casa in 5 e si compravano le paste grandi, no? Allora dice: tu cosa vuoi? Il cannolo, tu cosa vuoi? La veneziana, tu cosa vuoi? Invece con i Mignon si spazia. Fabio, cosa... Mi dispiace, io sono per le torte. Quindi sia mille foglie, cioè, o pan di Spagna, per me va bene, torte però. Ma è una mia caratteristica. Punta al grosso lui. Sì, ma per quello che dice lui, tieni presente che noi quando abbiamo aperto qui nel 2010 su Taranto, io questo l'ho... Su Grottagli da quando è che state? Dal 72? Dal 72. Su Taranto ho avuto questa idea, il discorso che lui dice, perché noi normalmente guardavamo nelle vetrine queste torte, però ero costretto a comprare per forza la torta grande. E quindi mi venne l'idea di fare un 15-16 tipi di torte della triade al cioccolato, torta al cioccolato, la cheesecake. Magari di vario formato anche. No. Erano tutte torte, 8 porzioni, dove noi porzionavamo tutte le torte. E quindi è stato un grandissimo successo che per la prima volta uno poteva prendere, scegliere un pezzo di torta e degustarlo. Infatti fu un grande successo. Si vendevano 200-300 pezzi di torta al giorno. Quindi di conseguenza, delle volte poi devi avere anche delle idee, l'esigenza del cliente, quindi non è semplice fare l'imprenditore, oltre ad essere artigiano bravo, quindi devi capire pure, oppure lei ha parlato della pasticceria Mignon, la Bernardi produce la pasticceria Mignon e tolta completamente tutta la pasticceria grande da 30 anni, forse più, quindi noi siamo stati i primi a eliminare completamente la pasticceria grande per fare tutta la anzi, le dirò di più, dopo 2 anni che facevamo la pasticceria Mignon abbiamo fatto anche la micro, che vuol dire su un vassoio da chilo di pasticceria Mignon normalmente vanno 30-35 pezzi, nella micro andavano 100 pezzi, quindi di conseguenza, ma parliamo di tempi dove effettivamente la pasticceria una volta si vende, oggi è cambiato tutto, ultimamente non ne parliamo proprio. Bene, tra un po' il nostro amico Ciro si riimmergerà nel lavoro usato, come si dicevano i poeti, il lavoro no quotidiano. Fabio, tu che hai modo di confrontarti con tanti artigiani, c'è l'importanza di salvaguardare certe professioni, certe abilità e magari tramandarle di padre in figlio, no? Perché certe tradizioni non si perdano. Cosa ti senti di dire ai giovani che magari hanno una propensione verso questa attività per darci dentro? Ma questo è anche un po' lo scopo che come Confartigianato stiamo approfondendo, cioè stiamo facendo capire che non esiste soltanto la grande industria, ma c'è un mondo di artigianato che è di grande valore, di grande professionalità. Dal racconto che ci ha fatto Ciro abbiamo potuto capire che anche la pasticceria è scienza, lui ha parlato di dati tecnici, quindi nella pasticceria si mette la testa, le mani e il cuore. E quindi anche per quanto riguarda la pasticceria, cioè
quando noi vediamo la spoglia che va nel forno, perché cresce, perché non cresce, c'è l'abilità poi del maestro e andare a capire, no? Come poter migliorare quel prodotto. Cioè è una crescita. È continuo. È continuo, non c'è che tu dici io sono arrivato, qui non è mai arrivato nessuno. Bene, un'ultima cosa, se da lei si presenta un giovane e dice io ho, una volta si diceva, no? Si andava a bottega, c'era questa espressione, no? E si imparava il mestiere. Oggi purtroppo siamo in una società in cui non è facile trovare giovani che abbiano la, la buona volontà, perché c'è molta, forse anche un po' questo, questa logica dell'apparire della TV, del Grande Fratello, ci fa sentire arrivati. Ma se viene, se venisse da lei un ragazzo e dicesse senta, io ho questa propensione, questa attitudine verso, no? L'attività di pasticceria, ovviamente mi devo formare. Lei come lo prende? Cosa, come cerca di motivarlo? Cosa gli dice? Ecco. Sarà capitato sicuramente. Senta, allora, noi attualmente abbiamo in totale con tutte le attività 105 dipendenti, più 7 di noi, arriviamo a una realtà di 112 persone di forza lavoro, perché noi abbiamo Taranto, Grottaglie, San Giorgio, Bari, la fabbrica, Grottaglie sono uno o due punti vendita. Cioè, la cosa che andare a prendere un giovane, prima di tutto è come ti apporti con il giovane. Io la cosa che non vedo dai miei colleghi, questa arroganza nei confronti dei giovani. I giovani bisogna prenderli per mano, farli crescere. Farli crescere. Come le dicevo, l'attività, fare il pasticcere, parliamo dell'impasto dei cornetti, giusto per, no? Per entrare un pro. Un impasto dei cornetti che io ho creato, quindi di conseguenza tre punti, noi abbiamo il laboratorio qua, il laboratorio a San Giorgio, il laboratorio a Taranto. Dove ci sono io, i cornetti, ricetta è sempre quella, l'impasto è sempre quella, dove sto io il cornetto viene in un certo modo, dove io non ci sono il cornetto viene in maniera diversa. Eppure stiamo parlando, la ricetta è quella, tipologia di impasto. Ma l'occhio del padrone... No, è la mano. Quando ti dicevo che la pasticceria è complessa, un impasto lievitato, tu non comandi niente, comanda lui. Quindi conseguenza è sentirlo quando è pronto. Arrivare ad avere questa conoscenza, questa capacità, la prima cosa che ci vuole è tantissima passione. Amore in quello che si fa, e quindi quando si lavora in pasticceria si pensa solo a quello che sto facendo. Oggi abbiamo il problema dei telefonini, ragazzi che, no? Svanettano. Va bene tutto, ma non è così. Qui non ti puoi distrarre, con un impasto un minuto in più o un minuto in meno fa la differenza. Quindi io ho trovato dei ragazzi, io insegno anche a scuola, vado a fare corsi di aggiornamento, attualmente mi hanno chiamato su Brindisi. Sì, però dall'altra parte vedo questi ragazzi che il sacrificio oggi non è più come una volta, quindi conseguenza andare ad affrontare, fare un lavoro che richiede tanto sacrificio, cioè la pasticceria non è che io arrivo a una certa ora, devo lasciarmene, devo andare, non funziona. Non è così. Non è l'ufficio delle poste, per carità, massimo rispetto verso gli amici che lavorano alle poste, ma lì o in arsenale suona la sirena e finisce, qui no. E me ne vado, qui non posso lasciare tutto e andarmene, e se si vuole crescere le prove si fanno dopo il lavoro. C'è un laboratorio è pronto per andare a fare la produzione giornaliera. Quindi nella produzione giornaliera non ci può essere l'esperimento. Allora, da parte mia, io ho ottenuto dei dipendenti, dice ma io voglio, ok, tu dopo lavoro allora ti puoi mettere, puoi giocare, puoi fare le tue esperienze con l'impasto in modo che abbia una confidenza tale che ti permette di poter fare un prodotto doc. Bene. E allora Fabio, ci hai presentato questo maestro, io
quando sento Bernardi proprio dico la pasticcere per antonomasia. Ora, cosa ti ha colpito di lui in modo particolare? Nonostante fosse insomma un'azienda abbastanza ormai molto radicata e lanciata, no? Lo vedo ancora molto combattivo, quindi è la umiltà proprio di volersi migliorare sempre. Questa è una cosa, la prima dote che uno deve avere è l'umiltà, poi il resto. E questa è la caratteristica dell'artigiano. L'artigiano non si ferma. E allora proseguiamo il nostro giro. I maestri pasticceri lavorano con il cuore e lavorano con la guida attenta, passione, mi riferisco proprio all'importanza di una organizzazione di categoria come quella di Confartigianato che aiuta, no? Che dà una mano alle varie categorie produttive, specialmente, no? In questi, come si suol dire, chiari di luna, di questi DPCM, in cui non si sa più che cosa si deve fare dalla mattina alla sera. Io sono una persona, io non mi sono mai fermato, ho 59 anni. A me la cosa che piaceva tantissimo è riuscire a dare posti di lavoro. I miei ragazzi sanno benissimo che in laboratorio io sono il primo, se sporca a terra, prendere la scopa e lavare, prendere. No, signor Bernardi, io non sono il signor Bernardi, io sono Ciro. Quindi di conseguenza quando noi lavoriamo, essere partecipi e di fare le cose insieme, quindi mi vogliono bene per questo, che io sono come loro. Io non sono il proprietario, io sono il loro collega di lavoro, magari la persona che ha più esperienza, ok? Detto questo, oggi, tutta questa carica, credimi, noi abbiamo rischiato con incompetenza di altri di andare a distruggere tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Quando un artigiano ha un dipendente, due dipendenti, per quello che è successo, va bene, quando inizi a tenere 100, 105 dipendenti. È la responsabilità di tante famiglie. No, i costi che ci sono, il poter mantenere. Qui sembra, con quello che è successo, che il coronavirus è venuto soltanto a noi, proprietari di bar, di ristoranti, no? Tralasciando, allora gli affitti li dobbiamo pagare, ma se io non sto utilizzando, allora io ho un locale in fitto, lavoro e pago, perché lo scopo qual è? In base al reddito che io ho, noi abbiamo, quanto mi costerà il fitto? 10-15%, ok, ma se noi in tutto questo periodo abbiamo soltanto aumentato, no, i nostri debiti, anche perché noi continuiamo ad investire. Meno di un anno fa è stato fatto il locale a San Giorgio, adesso era in partenza un altro locale su Grottaglie, fra 6 mesi dovrebbe partire un altro locale tra Brindisi e Lecce, una stazione di benzina importante che voleva un marchio importante, no, sulla sua rete. Io ti posso dire che in questo periodo io mi sono un attimino soffermato e detto: ma chi me la fa fare? Perché? Io ho lavorato tutto, attento, io dico lavorato con la L maiuscola, io parlo per me, con la L maiuscola, non mi sono mai tirato indietro al lavoro, a impegni, a stare a fianco ai dipendenti, a cercarli di risolvere i loro problemi, e non hai a che fare soltanto con una persona. Oggi mi sono leggermente fermato e dire: ma ne vale la pena? Sì, ne vale la pena perché poi, e concludiamo, la soddisfazione, la gratificazione quando vedi il locale pieno, quando vedi il cliente soddisfatto, quando esce, quando il cliente esce dalla porta e va in giro a parlare che questa attività funziona, e poi lavoriamo proprio per questo. E poi domani ti ritrovi quel cliente, ti trovi altri clienti portati da quel cliente, si crea un circolo, un giro virtuoso. Oggi il problema
questo. Allora, tutto l'entusiasmo dell'operatore, ma se noi vediamo nelle trasmissioni televisive, no? Oggi forse la televisione vive per grazie a questi grandi chef che scendono in campo, pasticceri che scendono in campo. Se noi vediamo nell'arco della giornata, forse la televisione si mantiene col 20-30% da quello che fanno queste imprese. Oggi come siamo trattati? Non so, sembra che se sta aperto ristoranti, bar, pasticcerie, siamo quelli che andiamo a infettare la gente. Non mi sembra normale. Grazie. Bene, allora Fabio, ce ne andiamo, però ci dobbiamo gustare prima un dolcino, perché dobbiamo verificare, non ce n'è bisogno, la bontà. Grazie Ciro. Grazie a voi, prego, prego. Cioccolato prelibato, prendo il secondo, tanto ho detto tra una decina di giorni inizio la dieta, ma questi 10 giorni ce li consumiamo tutti con le specialità.